Ho lavorato in questo istituto per 25 anni e all'inizio l'incarico che mi è stato dato è di andare in campagna con il professor De Dominici e cioè con gli altri, raccogliere le piante per fare l'erbario. Queste piante raccolte dovevano essere prima essiccate, dopodiché venivano, dopo l'essiccazione della pianta venivano appuntate su dei fogli standard con delle striscioline di carta e degli spilli. E, ecco, questo lavoro l'ho fatto per tutti questi anni, e, insomma è stato un lavoro abbastanza interessante, ho, ho imparato a conoscere un sacco di piante perché anch'io quando sono entrato non conoscevo poco perché avevo il diploma magistrale, avevo fatto anche alcuni esami di, ma tutto un altro uh, genere di studi. Quindi. E quindi ho imparato andando in campagna, soprattutto avendo sempre sotto mano queste piante, a conoscerle tante. Quindi. Perché non solo quello, andavamo anche a raccogliere i semi di tutte le, le piante spontanee a diciamo. La Toscana, dal mare fino alla montagna, e questi semi anche quelli venivano preparati dai giardinieri e poi venivano imbustati e spediti in tutti gli orti botanici nel mondo attraverso un catalogo. Si chiamava Indes Seminum. E questo catalogo veniva spedito a tutti gli orti botanici del mondo e loro in base a questo chiedevano le, no le nostre piante e gli si mandavano i semi, appunto, delle piante raccolte. Quindi anche questo era un lavoro abbastanza interessante. In tutti gli orti botanici del mondo, in, in tutti gli istituti si usa questo sistema di essiccamento e di preparazione dei campioni di erbario. La pianta va stessa, naturalmente se è troppo come questo campione di questo giglio, è troppo grande, allora si piega, ecco, viene piegata all'apice e viene e quindi si vede tutta la parte Perché più di più di questa misura non si può fare le standard dell'erbario è questo insomma e quindi viene piegata e a questo punto entra tutta poi normalmente si cerca di mettere i eh, fogli con la pagina superiore e inferiore qui infatti si vede l'esempio qui ci sono alcuni campioni che hanno la foglia da questa pagina e viceversa dall'altra pagina quindi si può vedere tutte e due vedendo le nervature eccetera che se no non sarebbe possibile vederle bene le nervature della foglia se ci sono poi eh, spesso dei semi che cadono eccetera quelli venivano raccolti in una bustina e attaccati anche quelli sempre nel foglio quindi accanto alla pianta e ai suoi semini normalmente si prende la pianta quando ha il fiore e possibilmente anche il frutto se questo non è possibile si raccoglie di nuovo nella stagione in cui la pianta ha fatto il frutto, normalmente dacunno, e a quel punto lì si mette la pianta anche con i, con i frutti. Quindi il fiore ormai è sparito e è, è venuto il frutto. L'erbario ha anche una funzione storica, diciamo, una funzione storica, e anche una funzione scientifica. L'erbario può conservare piante, per esempio, lungo... Gli anni sono scomparsi in un ambiente, sia per esempio una palude si è prosciugata e quindi quelle piante non ci sono più, a quei tempi ven ven venivano raccolte e i loro campioni sono depositati nell'erbario. Altre piante eh, di altri ambienti che sono scomparse per l'inquinamento, per i diserbanti, eccetera, sono un, un documento scientifico inserito in un erbario, oppure sono piante di persone che hanno viaggiato all'estero, quindi si può, eh, nei paesi anche lontani si può ricostruire i loro ambienti, eccetera. Da eh, un punto di vista scientifico, perché si può fare una comparazione con le piante vive di allora, con quelle di una volta, quindi si può vedere se, se non è, è cambiato niente, eccetera. Qui siamo nella fase dell'essiccamento delle piante. Come ho detto precedentemente, le, le piante sono state raccolte in campagna con un vanghetto estratte possibilmente con la radice o il bulbo, eh, o il rizoma, quello insomma che hanno. E messe immediatamente in questi fogli di giornale normali ad asciugare, sempre una sopra la. Si mettono questi fogli uno sopra l'altro, così con questi campioni a seconda di quante piante si raccolgono. Si fa un pacco. Questo lavoro va fatto i primi giorni. Tutti i giorni questi fogli vanno cambiati, presi i fogli asciutti, tolti questi fogli ormai bagnati per almeno i primi quattro giorni. Una volta al giorno va cambiato la pianta va messa dai fogli bagnati ai fogli asciutti poi con l'occhio dell'esperienza si vede quando la pianta è pronta le piante vanno tenute pressate perché a questa maniera naturalmente si assorbe meglio l'acqua e il foglio assorbe meglio l'acqua toglie disidrata la pianta Prendiamo, abbiamo delle presse quindi meglio di tutto ora apriamo la pressa qui ci sono già questi pacchi che sono già piante a, a essiccare. Sì. Ecco, a questo punto si potrebbe già mettere anche queste piante così, nella pressa così vengono inserite dentro. E poi si richiude la pressa, non troppo forte naturalmente, se no si spezzano, si schiacciano troppo. Quello lo sentiamo con l'esperienza, insomma. Ecco, chiudiamo. Ecco, le piante rimangono così pressate e perdono più facilmente naturalmente l'acqua, l'umidità. La pianta è seccata, viene presa in questo caso e messa disposta in maniera molto evidenziata nel foglio. Qui abbiamo un Crocus vernus, qui abbiamo una parte che si è spezzata, il bulbo perché questa è una bulbosa. Quindi e la mettiamo dentro per non disperderlo. Dentro una bustina trasparente e la appuntiamo sul lato destro del foglio con degli spilli. I campioni di erbario sono pronti. A questo punto è stato applicato anche il cartellino a sinistra con tutti i dati, il nome del, della specie, del genere della specie, la località dove è stato raccolto, il tipo di eh, ambiente, qui siamo lungo i margini di una strada vicino a un bosco di cerri, a una cerrita, è stato raccolto il 2 febbraio del 2008. L'Egite e dette, vuol dire Legite raccolse e determinavite e gli dette il nome, lo determinò Flavio Frignani. Ci troviamo nell'erbario del Dipartimento di Biologia Ambientale di Siena. E questo erbario è, rispetto a quando ci ho lavorato io è cambiato molto nel senso degli scaffali ora. Sono tutti metallici, invece ai miei tempi erano scaffali di legno. Ora penso sia molto meglio, molto più pratico togliere i pacchi, eccetera, e soprattutto per gli insetti hanno meno possibilità di entrare perché le chiusure vedo, sono molto più ermetiche e soprattutto il legno non, non c'è: non il legno che poteva produrre insetti, tarme, tignole e tarli. Questo erbario contiene 50.000 campioni di piante quindi che si va dalle piante diciamo dalle briofite, dalle muschi, licheni, alghe fino a, alle fanerogame, le ginnosperme, le fanerogame le piante superiori, quindi dalle piante più piccole fino a, agli alberi qui eh, le piante sono già state tutte determinate sono state già tutte come abbiamo visto prima essiccate, appuntate con tutti i loro dati scientifici e sono state disinfestate soprattutto e inserite in ordine, in ordine di genere, che poi, eh, genere e poi famiglie. Quindi. Qui per esempio c'è un Oonimous japonicus, la maggior parte del colore va via insomma, con il tempo, ma la, la parte morfologica rimane tale e quale è. quindi uno vuole anche confrontarla con una pianta fresca, la parte è uguale, quindi la parte morfologica è uguale identica, solo che la fresca è chiaro, avrà sarà verde, avrà fiori colorati, però le misure, la forma della foglia, le nervature, tutti i particolari sono uguali. Questo invece è un campione molto più vecchio, sempre di questo euonymus. Questo è stato raccolto il 7 di luglio nel 1935, per esempio. È stato preso un rametto qui con i frutti, con i frutticini, eccetera.